Martedì 9 aprile. La parola di Dio dice in 1 Pietro capitolo 2 versetto 25: poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornate al pastore e guardiano delle vostre anime. L'apostolo Pietro, quando scrive questo versetto, fa riferimento a quello che è stato detto dal profeta Isaia almeno 700 anni prima della nascita di Gesù, nel libro che ha lo stesso nome, in Isaia capitolo 53 versetto 6, che dice: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Eravamo perduti, eravamo smarriti, ognuno seguiva la propria direzione, ma Dio ha fatto ricadere su di Lui chi? Sul buon pastore, la nostra iniquità. Allora, se il Signore non avesse offerto un sacrificio per il nostro peccato, Lui non avrebbe mai potuto condurci e portarci verso il suo vile, dove c'è la protezione, dove c'è il mangiare, dove c'è la sua presenza. Il compito del pastore è di proteggere le pecore. E qui l'apostolo Pietro sta affermando la grande benedizione che Gesù Cristo è il nostro pastore. È Lui che ci sostiene, sopporta, soccorre le sue pecore. E quante volte, dimmi la verità, noi ci troviamo in difficoltà nella nostra vita, praticamente tutti i giorni, vero? Ma la bella notizia è che se Gesù diventa il pastore della mia e della tua anima, allora sarà Lui a condurre e a custodire la tua vita e tutti coloro che fanno parte del suo gregge. Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Giovanni capitolo 10 versetto 11. Questo è esattamente quello che Gesù Cristo fa e Lui ha fatto e farà ancora. Lui vuole esattamente portarci a Dio, ma dobbiamo fare di Lui il nostro buon pastore. Puoi tu avere questa certezza? Allora ascolta la voce del buon pastore che è Gesù. Avvicinati a Lui e Lui avrà la benedizione per te e tu avrai una benedizione dal Signore. La certezza della sua salvezza è la speranza certa di una vita eterna. Che Dio ti benedica e un'ottima settimana.